vedo l'ora di partire, di salire lassù, sull'Etna, a montagna. Ma come andrà a finire? Professore Paterno. Ce la faremo, Enzuccio. Ora l'Etna si fa sentire. Il suo respiro, il mio, il silenzio assordante. E poi laggiù il mare. Sino a sperare in un mondo migliore, senza croci. Un mondo di terra nera, di fighe d'India, di pistacchi, di mare, di sciare, di vicoli colorati e affollati, di bambini che come una volta giocavano a pallone, di pasta che cuoce, di melanzane che friggono, di basilico. Ciao, di basilico. Ora sento solo il mio respiro, sento solo la terra calda sotto i piedi che prende fuoco. Ora aspetto l'arrivo degli uomini. Ci prepariamo ad accoglierli, io e lei, l'Etna, ad accoglierli come abbiamo sempre fatto. Siamo qui insieme anche per un solo momento. Siamo in attesa, ora, per non farli sentire soli. La sacerdotessa del tempio del dio Norma è stata l'amante segreta del proconsole romano Pollione. Pollione si è invaghito di Adalgisa e deciso a lasciare Norma. Adalgisa si sente colpevole per aver mancato al suo giuramento di castità. Chiede un colloquio con la sacerdotessa Norma, la libera dai poteri. Infine, Norma le chiede chi sia il suo amato. Le indica Pollione. Norma, in preda alla collera, svela tutto ad Adalgisa, la quale a quel punto respinge Pollione. Umiliata e tradita, Norma è decisa ad uccidere i suoi figli. Cede però all'amore materno e decide invece di suicidarsi. Fa convocare Adalgisa e le chiede di allevare i suoi figli, sposarsi con Pollione e trasferirsi a Roma. Adalgisa rifiuta la richiesta e decide di rimettere le cose a posto. Farà in modo che Pollione ritorni con Norma. Ma quando viene a sapere che il secondo colloquio di Adalgisa con Pollione non ha dato i risultati sperati, dichiara guerra a Roma. La guerra ha bisogno di una vittima sacrificale da immolare al dio. Norma si accinge a pronunciarne il nome. Quando arriva la notizia che un intruso romano è stato catturato, si tratta di Pollione, venuto a rapire e portare in salvo la sua amata Adalgisa. Norma trattiene la collera e chiede di rimanere sola con il prigioniero. Rimasta sola con Pollione, gli propone la libertà e la vita, a patto che lasci Adalgisa. Quando il proconsole rifiuta l'offerta, Norma trattiene la collera e chiede di rimanere sola con il prigioniero. Gli propone la libertà, a patto che lasci Adalgisa. Quando il proconsole rifiuta l'offerta,
Norma richiama tutti a raccolta per proferire il nome della vittima sacrificale. Poco prima di pronunciare il nome, si rende conto che i peccati che attribuisce ad Adalgisa sono anche i suoi. Decide quindi di sacrificarsi e pronuncia il proprio nome. Norma, l'opera di Vincenzo Bellini, debuttò il 26 dicembre del 1831 alla Scala di Milano. Il soprano Giuditta Pasta era l'interprete principale. La tradizione vuole che un secolo dopo, nel 1920, venisse battezzato il piatto della pasta alla Norma. Accadde tutto durante una cena a casa dell'attore Iano Pandolfini e di sua moglie Sarilda D'Urso. Con loro c'erano quella sera Turi Pandolfini, fratello di Iano, il famoso attore Angelo Musco, il commediografo Nino Martoglio, Pippo Marchese e Peppino Fazio. Iniziata la cena, donna Sarilda fece portare a tavola dalla servitù una serie di prelibati, una sequela interminabile di portate. Sotto i miei occhi si presentò l'inimmaginabile. Ogni piatto aveva un'anima, una storia, un suo perché. Tutto appariva come un'opera d'arte. E tra una portata e un'altra, venne un tempo delle sabbe beccafico, a seguire della caponata all'agrodolce. Quella sera, quella sala era diventata per un momento un luogo sacro, magico. Mi prese allora il batticuore quando la servitù ci servì tutte quelle pietanze. Oh, quanto ben di Dio! Quante portate videro i miei occhi poggiarsi sulla tovaglia di circostanza, damascata con i pizzi in macramè e i tovaglioli, impreziositi di splendidi ricami al tombolo di un tempo. Eravamo tutti felici attorno a quella tavola.
L'estasi svolazzava sulla ricchezza prorompente di quella tavola. Fui costretta a reprimere un'inopportuna salivazione. La mia scarsa capacità di concentrazione ebbe a raggiungere l'apice. Oramai, ahimè, avevo colto la nota dominante della sinfonia di tutte quelle persone sedute attorno a me. Signori miei, arrivò il momento dell'annuncio inaspettato delle sarde a beccafico. Ma si può? Bella Maggi! Alla sola loro vista risultammo tutti essere fatti e riuscimmo a collocarle per gradevole aspetto tra un punto indefinito della gamma cromatica a cavallo tra il bronzo e l'oro. Sublime. Sublime veramente tutto. Aucca è quanto un anello. Se mangia torre, palazzo e castello. D'improvviso la porta centrale della grande sala si spalancò e intravedemmo nuovamente per prima mia moglie Saridda, seguita dalla servitù, la quale si accingeva a portare a tavola un enorme piatto di ceramica di Caltagirone, colmo a più non posso. Vedendolo, mio zio Angelo Musco esclamò azzardatamente: «Tagliate l'Etna! A montagna!» Certo, capimmo subito che si trattava di un piatto di pasta. Era necessaria la poesia incomparabile di quel piatto maestoso, la buona compagnia e la magia che si respirava in quella tavola per farci capire che quel momento sarebbe stato indelebile per noi catanesi. Oh Dio! Portava con sé l'aroma indiscusso del basilico e il baccano dei mercati storici della pescheria. Una nuvola di scaglie di ricotta salata lasciava intravedere, timidamente adagiate, quasi per caso, delle fette dorate di melanzana fritte. Poi, a chiudere la suggestione dello splendido piatto, foglie di amabile basilico, che con il suo profumo da lì a breve inondò l'intera sala. Rimanemmo tutti senza fiato. E fu allora che Nino Martoglio, da galante poeta qual era, volle complimentarsi con Saridda, l'autrice di tale magnificenza. «Signora Saridda, chista è una vera norma!» Saridda arrossì, ma si compiacque e ci invitò ad apprezzarne anche il gusto. «Donna Saridda, lei ci ha fatto assaggiare Catania!» disse Nino. «Chista è una vera norma!» Fu allora che il tempo mi apparve deliziosamente breve e lungo insieme attorno a quella tavola. C'era tanta esultanza e al contempo tanta semplicità rimpiazzata così in fretta in me dalla difficoltà di noi esseri umani di provare piacere ormai che solo per quel piatto. La norma. Fu allora che assaggiandolo ho rubato l'odore dei sensi. Estasi. E mi sono tuffato in quel modo, in un piatto preparato da mia moglie. Come ci si tuffa nell'ignoto? Impossibile tenere il conto, ed ogni volta ho provato un piacere autentico. Mai così intenso come quel giorno a casa mia, in quella tavola fra amici, ero felice. Fu allora che mi abbandonai alla più primitiva delle lussurie, passando vicino a quel piatto di norma. Incurante, avevo intinto il dito nella salsa di pomodoro. Come quando al bordo di una barca che si muove placida lasciamo scorrere la mano sul filo dell'acqua fresca. E vi confesso, trovai piacere rotto d'improvviso dall'imbarazzo. Mi fu concesso solo in quanto padrone di casa. Fu uno stordimento quello che varcò la soglia dei miei denti. Chista è la storia di un trionfo! Il primo boccone di Norma invita ad una masticazione lenta, flessuosa, che di certo non ha lo scopo di far cambiare natura all'alimento, ma di assaporarne l'essenza. Ah, era la pasta, ma dovevo ancora incontrare il buon sugo, quello genuino senza artifici, e toccava poi alle fette tonde delle melanzane fritte, tenaci per carnosità segreta, che si recidono sotto i denti dopo una lievissima resistenza.
In bocca esplode l'intera tavolozza delle sensazioni assaggiando in un solo boccone, e non a caso quella ricotta salata che cede il passo timidamente al basilico fresco. È come se il cielo si fosse poggiato sulla lingua. Eppure, Nino Martoglio possedeva le due armi dei duellanti, la penna e l'audacia della prosa. La sua prosa era nettare per noi siciliani, era ambrosia, un inno alla gioia. Ogni volta a sentirlo mi si attorcigliavano le budella. Poco importava che parlasse di cibo o di altre cose, a risplendere era sempre la parola. E quella sera, ciò che proprio mi colpì fu la parola Norma. Offuscato dai successi effimeri, e diciamolo pure, da qualche bicchiere di vino di troppo, Nino Martoglio attorno a quel tavolo non vedeva la verità nemmeno in me, suo amico attore cabarettista. Così il Martoglio, seduto al mio fianco sinistro, si avvicina verso di me. I nostri nasi quasi si toccano. Dimmi, Iano, dimmi. Mi auguro che a conclusione di questa fantastica cena ci siano dei cannoli di ricotta. Sì, Nino, certo, dissi, certo che ci sono. Con stupore mi accorsi che quella mia incauta risposta, ancor prima di appurare che i cannoli in cucina erano stati preparati da mia moglie Sarinda, era stata azzardata. E che potevo fare? L'ospite è sacro. Quindi mi preparavo a schiattare prima del tempo. Chiamai ad alta voce, Sarinda! Mi irrigidì in attesa del peggio. Si avvicinò al tavolo verso di me e io gli chiesi: Sarinda, i cannoli ci sono! E riprendo fiato. Cannoli, Nino? E io morii pensando ad un no. Cannoli, sì, sì che ci sono, avevi dubbi. Signori, ecco a voi la Norma. Lo tritiamo. C'è il modo di creare una pappetta. Togliamo il nostro pomodoro e blocchiamo la cottura immergendolo in acqua fredda, preferibilmente con il ghiaccio. Mettiamo il nostro aglio. Mondiamo un po' la nostra melanzana togliendoci una buccia, ma non troppa. Qualche pezzo. Andiamo a scolare le nostre melanzane, che il buon segreto di una buona Norma è l'olio di cottura che otteniamo. La nostra acqua bolle e mettiamo la nostra pasta. Sentire come canta la salsa, così con le mani. Non vi dimenticate di aggiungere un po' di acqua di cottura. Signori, ecco a voi la Norma, piatto simbolo nato sotto Mammetta nel territorio catanese. Devi sapere che la pasta alla Norma è la regina delle tavole siciliane, ma ha dei segreti. Maestra, sono curiosa di conoscerli. Il tipo di pasta da usare è un argomento di disputa. Infatti, la vera pasta alla Norma, fatta a regola d'arte, prevede l'uso dei maccheroni. E gli spaghetti si possono usare? E se proprio non vuoi sbagliare, come diceva Donna Sarinda, maccheroni ci devi calare.
Il brindisi che farò oggi con voi sarà specialmente dedicato alla mia bella Italia. Brindo quindi alla persona che io sono, ai miei sogni sotto al vulcano, alla notte di Castadiva, ai catanesi. Ma vorrei dedicare questo brindisi a tutto ciò che ho avuto e che ho perso, e a tutto quello che strada facendo io ho ritrovato. Farò quindi un brindisi alla mia bella Catania, un brindisi alla norma, un brindisi alla vita, che in ogni caso vale la pena di essere vissuta. Brindo all'Italia, alla buona cucina, alla buona tavola, al bere, ai bicchieri di vino che si alzano, a festa. Ecco cosa farò, signori, un solo brindisi. Un brindisi a me, a voi, senza confini, ovunque voi siate. Un brindisi alla norma e al Bellino. Signori, il primo bicchiere sarà per la sete, il secondo sicuramente per la gioia, il terzo, quello, lo riserverò per il piacere. Il quarto proponetelo voi. Un brindisi alla norma, signori miei. Dai su, alzate i calci, che abbia inizio l'inno gastronomico. Dico grazie al professore Calogero Matina, docente dell'Istituto Alberghiero Rocco Chindici di Nicolosi che rappresento, per la splendida iniziativa che vuole valorizzare il territorio siciliano e catanese in particolare. Dico anche grazie ai numerosi artisti, alle personalità di fama internazionale, ai docenti e agli alunni che hanno accolto con entusiasmo la proposta e contribuito alla realizzazione di questo libro. Anch'io faccio un brindisi alla norma, capolavoro della musica e del gusto. Ite sul colle o druidi, ite a spiarne i cieli, quando il suo disco argenteo la nuova luna sveli, ed il primer sorriso del virgine al suo viso, tre volte annunzi il mistico bronzo sacerdotal. Viva Vincenzo Bellini, viva Norma. Voglio fare un brindisi alla Norma, simbolo di arte, cultura, bellezza, di vicinanza a distanza. Alla terra che amo di più, al piatto di pasta che amo di più e alla gente che amo di più. Viva la Sicilia, viva la pasta alla norma. Salute! Un brindisi alla norma! Siamo nello studio del maestro Filipponi Domenico di Ascoli. Un brindisi alla norma! Me quall'altare di Venere era dal Gisa e Roma, cinta di bende candide, sparsi di fior la chioma. Anche io amo la norma in palcoscenico ed in cucina. Ringrazio lo chef e il maestro Calogero Matina. Ci fa pure lì. Il mio brindisi è rivolto alla norma, specialità gastronomica della regione Sicilia. Cin. Un brindisi alla norma. 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 Tutto c'è nella pasta alla norma, tutto c'è. A moloncana, a ricotta salata, c'è l'anima della Sicilia nella pasta alla norma. Un brindisi alla norma e un brindisi alla Sicilia. Brindo e dico, ma quanto è buona sta pasta alla norma. Alla santé. Anche io promuovo la pasta alla norma. Questi giorni di quarantena, quando
mi prende ogni giorno di più il desiderio di tornare nella bellissima terra sicula. Un brindisi al mio piatto preferito, la norma. Angelica, non credi che la pasta alla norma sia davvero spettacolare? Un brindisi. Volevo inviare a tutti voi un saluto e un augurio di poter rientrare nella normalità e di ritrovarci più presto a riempire le sale, i teatri, le piazze e tutti i luoghi dove si fa cultura per goderci e gustarci la nostra bella arte. Un brindisi alla norma, a Vincenzo Bellini e a tutti voi. Alla salute da Palermo. Tanti auguri alla norma! Un augurio speciale al piatto più rappresentativo della nostra terra, la pasta alla norma. Auguri! Speriamo di brindare al più presto all'apertura dei teatri e delle sale da concerto. Pertanto, un brindisi alla nostra terra. Un brindisi alla cucina della nostra tradizione. Brindiamo alla norma. Dario, Giacomo, gira con noi Sicilia. Sicilia. Un brindisi alla norma. Evviva la Sicilia, evviva i siciliani, evviva la pasta alla norma. E complimenti al maestro Matina per questa iniziativa. Viva la Sicilia! Un brindisi alla norma. Alla norma! Giobellini, volevo fare un augurio di rivederci al più presto nel nostro meraviglioso teatro. Grazie e arrivederci. Un brindisi alla norma! Un brindisi alla norma! Alla norma! Da Giuseppe Calanna del Teatro Bellini, un augurio e arrivederci presto. Un brindisi alla norma. Un brindisi alla norma. Cicci, e buona pasta alla norma a tutti voi. Alla norma. Per difendermi dall'immagine di me canterò Gloria Gaynor, Elton John, l'amore non è un limite, lo so. Un brindisi alla norma dal vostro Selvaggio. Delicious, excellent carbs from Nordic Walking. Cheers to my Sicilian friends. Run it back.
donne salite. Hai fatto un grande capolavoro. Ho finito. Sono Giovanni Lorenzo, Montalbano, delegato regionale dell'Associazione dei Discepoli di Associazione Internazionale per la Sicilia. Una buona giornata e un buon alla norma. Brindisi faccio alla storia della norma. Facciamo un bel brindisi alla norma. Un abbraccio a tutti dal vecchio Alberto Tomasi. Volevo fare un brindisi alla norma. Cin cin, evviva! Pietro Renzi! Antonella, buongiorno! Buongiorno, caro! Cuoco catanese! Brindisi speciale al mio amico Calogero Matina e alla sua norma. E ho accettato l'invito del professore Calogero Matina per la preparazione del nostro piatto tipico catanese che è la norma. Spero che sia stato di vostro piacere. Viva la norma e buon appetito! Viva la norma! Viva la cucina italiana! Scusa. La pasta alla norma. Lascia passare ogni tristezza con un sorriso, brinda anche tu. Buon appetito! Un brindisi per Norma e per noi. Salute! Volevo condividere con tutti i miei colleghi di cucina un momento dedicato alla pasta alla Norma. A voi la Norma! Buon appetito! Alla norma! Ciao, da Giuseppe e da Torino, ecco i nostri tortiglioni alla norma. Buon appetito a tutti! Volevo fare un brindisi a tutti dal lago di Garda. Cheers! Anche il vino ubriaco brinda in onore del rigatone alla norma. Se poi ci abbracci puoi diventare arcobaleno. Ciao a tutti, anche io partecipo a Pasta alla Norma.
melanzane, pomodoro e ricotta si formerà un piatto unico al mondo. La pasta alla norma, buon appetito! Brindiamo al nostro futuro, a un futuro che faccia tesoro di quanto è accaduto per essere migliore, e soprattutto brindiamo ai nostri alunni che hanno vissuto un anno particolare, a tutti gli alunni perché abbiano il miglior futuro possibile. Un brindisi alla norma. Voglio brindare a questa bella norma che non sapete cosa vi perdete. Praticamente sublime. Valice ce la faremo, fin alla vita, fin all'amor. Brinda anche tu, anche tu. Brinda anche tu alla norma, brinda anche tu. Se asi calice ce la calice ce la faremo, brinda la vita, brinda l'amor. Se poi ci abbracci puoi diventare arcobaleno alla norma. Lascia passare ogni tristezza con un sorriso, brinda anche tu, brinda anche tu, anche tu, brinda anche tu alla norma.